Salve a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video di Arte dal 1005. La volta scorsa ho praticamente affrontato una sfida cercando di dipingere sul mio naso un camaleonte che con il movimento sarei dovuta riuscire ad animare. Bene, credo che forse un pochino ci sono riuscita, però oggi c'è un'altra sfida. Voglio realizzare un elefantino, quindi andrò a dipingere un elefante proprio sul mio naso come la volta scorsa e voglio vedere cosa riuscirò a combinare. Volta tra l'altro ho impiegato tantissimo tempo, ho impiegato un'ora per poter completare il tutto e non tanto il camaleonte in sé, ma tutta la ricostruzione dell'ambiente circostante. Questa volta però mi limiterò a rappresentare uno sfondo, quindi un cielo al tramonto, e mi concentrerò molto di più sull'elefante. Penso proprio che questa volta sia un pochino più difficile, vedremo. Allora, se la mia videocamera non mi abbandona, perché praticamente è la terza volta che rinizio a dipingermi il viso, guardate qua che macello, la prima cosa che voglio fare è appunto ricreare lo sfondo e lo faccio con l'arancione. Cercherò di essere anche molto veloce, sicuramente come la volta scorsa. Se vedo che praticamente il video è troppo lungo vi metterò dei passaggi molto molto accelerati, quindi mi vedrete tutta l'ora. Vabbè, devo dire che mi sono divertita molto, spero tanto che vi siate divertiti anche voi e che questi video veramente vi piacciono. Io lo faccio principalmente perché mi diverto, ma poi anche perché, voglio dire, è un modo per poter prendere confidenza anche con questa tipologia di... Io ogni tanto uso questi, E praticamente mi concentro solo laddove credo che serva e arriverà allo sfondo. Quindi inizialmente abbozzo il tutto, metterò proprio delle chiazze di colore, ecco. O anche sul collo. Allora, vi dirò, questi sono dei colori comunque sia professionali, quindi sono analergici, però comunque sia quando bisogna togliere il tutto, poi dopo un po' la mia pelle brucia, quindi sento che un po' mi tira. Adesso non so se è colpa dei salviettini imbevuti che utilizzo prima per struccarmi oppure se sono proprio i colori. Comunque, ecco. Adesso vado ad abbozzare l'elefante. Quindi inizialmente metterò il colore grigio alla base e dopodiché starò zitta perché altrimenti mi deconcentro e poi so che arrivato ad un certo punto mi dimentico di voi. È brutto dirlo, ma è così. Quando dipingo mi perdo. Allora, siccome vedo che questo grigio che sto utilizzando è più che altro un argento,
vado a spegnere quella lucentezza con un pochino di blu e forse aggiungerò anche un po' di nero. Credo proprio che questa volta questa sfida sia molto più difficile, sapete? Perché, come vi ho detto l'altra volta, io mi preparo i disegnini sul foglio, ma poi è completamente diverso andare ad adattare il disegno alla forma del naso. E solo per questo motivo voglio un sacco di like. Spero tanto di riuscire. Allora, come potete vedere, io sono andata a restringere un pochino la figura dell'elefante e ad ingrandire poco poco le orecchie. Per dare una forma leggermente più realistica, ho continuato anche un pochino con lo sfondo qui sotto. Adesso voglio aggiungere anche qualche piccolo albero in lontananza. Come al solito mi faccio prendere dalla mano, ho detto che avrei fatto soltanto uno sfondo arancione, invece che devo dire, io mi diverto e mi piace tantissimo.
Allora, che ne dite? Non mi sembra che sia venuto proprio tanto, tanto malaccio. Beh, sicuramente ci sono delle cose che possono migliorare, ma calcolate che ci vorrebbe veramente tanto, tanto tempo per poterlo portare a termine a perfezione proprio. La perfezione si fa per dire perché non esiste, vero? Dico sempre io, ad un certo punto bisogna pure smettere. Anche per quest'altra creazione ho impiegato 1 ora e 15 minuti, ci è voluto un po' di tempo. Anche questa non era affatto semplice, anzi vi dirò che questa è stata addirittura più difficile da ricreare, perché appunto l'elefante inizialmente era venuto più cicciottello e la difficoltà stava nel capire come posizionare la proboscide con le zanne e soprattutto cercare di slanciare la figura dando un senso realistico al tutto. Non è semplice per niente, anche perché arrivato a un certo punto, forse sarà la mia pelle che è particolarmente sensibile, ma mi pizzicava tutto, mi bruciava tutto, quindi voglio dire, ho pure sporcato la maglietta, tra l'altro, che ve lo dica fa, e tanto comunque si tolgono, quindi niente male. E spero tanto che il video vi sia piaciuto, che in qualche modo possa tornarvi utile o che almeno vi abbia fatto un pochino di compagnia. Noi ci vediamo alla prossima su Arte da 1005, se lo volete. Sembra che mi sono fatta il lifting. Sembra che ho fatto lifting perché vi dirà tutto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, solamente se vi fa piacere. Ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video di Arte da 1005 e lasciatemi un pollicione in su se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Come il camaleonte, anche il nostro piccolo elefante è un grandissimo ballerino. Non ci credete?